Tutto è pronto, tutto è pronto ragazzi. Siamo pronti e voi siete pronti per questo evento fantastico, ci siamo. Oggi è il giorno di... Stare zitti. Oggi c'è in segreto, c'è in segreto. Porca troia, c'è in segreto, capito? C'è, porca... c'è in segreto. Adesso voi dovete lasciare subito like, perché il prossimo episodio non lo facciamo se non arriviamo a 10.000 like. Perciò se volete un altro episodio in segreto, pingete quel cazzo di bottone e mettete like. Capito? Io mi sono drogato, sì. Che sta di Daryl si è drogato in questo momento, sì. Dario, sì. Daryl, mi sono fatto una striscia grossa così, va bene? Se sì, dei problemi del zucchero filato, del capito? Del zucchero a velo, del zucchero filato. Sì, sì, poi diteglielo. Ma andiamo gli addi. Dati gli addi. Uomo di 16 anni, sono dipendente dal kebab. Giuro, non riesco a vivere senza averne mangiato uno al giorno. Va avanti da 3 mesi, grazie a Dio sono uno che non ingrassa. E i miei non lo sanno. Allora, il kebab non ingrassa, primo. E seconda cosa, insomma, no. Ci sta un po' di tutto, quindi dipende come ingrassa, è una cazzata. Dipende come devo fare. Se ti fai un kebab così, è un chilo, ingrassi. No, perché cioè è meglio un kebab così con carne e cazzi vari che un piatto di pasta che so mezzo chilo di piatto di pasta. Anche perché quella è carne, ti fa insalata e pomodoro, che cazzo ti ingrassi. Che la salsa bianca, che salsa di yogurt. Quando mi lavo, indosso sempre il costume. Odio il kebab! Indosso sempre il costume, perché almeno se qualcuno mi uccide, quelli che mi ritrovano non vedo più. Madonna mia! Cioè, lui non ti puoi fare a casa tua la doccia col costume. Ma che cazzo di pigionata è? Ma poi sei morta, che cazzo di frega di come ti ritrovano, vabbè. Quando è il ciclo, porto le stesse modelle per una settimana perché mettendo l'assorbente rimangono pulite come appena lavate. Che schifo, che cosa schifosa. Però dietro no, cioè. Che cosa schifosa. Vabbè. Donna di 16 anni. Ho una relazione segreta con il ragazzo di una mia amica da più di un anno. Ci amiamo tanto e non sappiamo come dirglielo. E digli, guarda, scusa amica, ma io sono una troia. E sì, fai bene se mi dai una pizza in faccia o mi ammazzi. Circa un anno fa ebbi una, l'avevo detto erezione, invece una relazione con una ragazza molto problematica e petulante. La presentai a un mio amico, poco dopo lei mi lasciò, il giorno dopo si mise con è lui. È il giorno degli amici. Ma dopo solo una settimana tornò da me pentita. Io l'ho perdonata e l'ho scopata e l'ho cacciata via. Stanno ancora insieme. Campione lui, bravo. Grazie, solo applausi per lui. Mamma mia, solo davvero? Applausi. Pur essendo una cosa reciproca, ragazza che mi piace tanto, è riluttante. Cioè che c'ha dei problemi quando mangia, è rilutta. Riguardo al fatto di provare a far nascere qualcosa fra noi, perché la mia ex è incinta da 3 mesi e io ho deciso di riconoscere il bambino. Quindi fa, oh, vedi, quello è mio figlio. Io la capisco davvero, ma sono stato malissimo per questa cosa e per la prima volta in vita mia mi sono tagliato dalle risate. Cioè, capito? Allora, questa c'è una ragazza nuova che rilutta e che non è una cosa carina in pubblico. No, infatti. Il figlio che quando vede strada fortunatamente lo riconosce, e però lui di tutta questa storia che fa si taglia. Poi capito, questa è gente con problemi seri, noi abbiamo per culo. Io lo so che tanto arriverà tra i commenti quello che fa, guarda che riconoscere il bambino. Sì, dico. Vabbè, se ne coglioni sono fatte sul sepo, dico. L'unica ragazza che ho avuto dopo averci trombato è diventata... Il secondo è schifo. Coraggio. Ti capisco. Vabbè. Allora, da bambino a 4 anni ho mollato la mia fidanzata perché l'ho vista pisciare e non aveva il pisello. Io mi farei due domande comunque. C'è qualche gusto strano. Il giorno di Natale ero al cenone con i miei familiari e un mio amico, come regalo, diceva che gli bastava essere invitato a passare una bella giornata. Aspetta, ma adesso se uno fa il cenone, dopo viene il cenciù. Fa zitto. Il cenciù. Poi c'è il cenciù. Oddio mio, ho visto dal suo libro dove scrive i suoi pensieri che gli piacevo, così appena entrato l'ho chiuso in camera con me, l'abbiamo fatto. Il libro. Se sono fatti i regali di Natale. Non sopporto i fondamentalisti vegani, quelli che vogliono indottrinarti e ti dicono ogni 2 minuti, mi raccomando, senza burro, eh. Quindi ogni volta che mi trovo a cucinare per loro nascondo sempre un pezzetto di dado di brodo di carne in ogni pietanza. Non gli dico mai di averlo fatto, ma le loro facce molto soddisfatte, i complimenti di... Devi darmi la ricetta. Sono davvero senza prezzo. Sono una brutta persona, ma certi tizi la cattiveria te la tirano fuori con le pinze. Ti immagini, io sono allergico alla carne e muore. Pensa un po', è allergico al barcoso, al dado di carne. Mi gratto il culo sul muro del vicino perché è ruvido ed è una cuturia, ma non mi sono accorta che c'erano telecamere di sicurezza. Lo facevo pure io, però non c'era né telecamere. Ma il cugino, sì, il cugino, il vicino che guarda la telecamera. Guarda, chiama tutta la famiglia, guarda che sta a fare questa. Che vedevo, no, vedi una così. Oh, guarda che è una svolta che la tassi al culo su un muro. Io facevo senza telecamere. Da piccolo avevo una papera. Un giorno la lavai e come subito la strizzai con... Mi strizzalla. Ma che cazzo stai?
come si fa a strizzare la palla? Non lo so, ma sei proprio deficiente. Ho paura degli uccelli. Tutti. Tutti. Anche quelli. Tutti quanti. Una mia amica crede che io sono fidanzata con il suo ex, ma non è vero, sono fidanzata con il suo fidanzato. Ho paura che... Porca troia. Immagini, fa: no, non sono fidanzato con il tuo ex. Ah, meno male. Sono fidanzato col tuo ragazzo. Portaci con stronza, zocco! Prima di dormire saluto sempre il poster di Rocky Balboa che ho attaccato sopra il letto. Non so perché lo faccio, ma penso che mi protegga. Grazie, Rocky. Ciao, Rocky. Buonanotte. Domani sempre col sinistro. Domani sempre in forma. Dai, domani è un altro giorno. Da un po' di giorni il mio gatto continua a mordermi ed attaccarmi. Il veterinario dice che è perché sta crescendo, ma io so cos'è. È arrabbiato con me perché mangio i suoi croccantini. Non posso resistere, sono troppo buoni. Ma scusa, compra tu buste. Perché io inculo il gatto? Ho sempre desiderato di fare l'amore in tantissime posizioni diverse, ma il problema è con che è un remix. È un fidanzato che ha il pene storto e quindi possiamo fare solo la posizione del missionario. Lo amo, ma non so fino a quando potrò resistere. Che cosa vuol dire? Che c'è, cioè, un storto fidanzato, che ce l'ha così. Cioè, può essere che ce l'ha tipo che va in su oppure all'ingiù. Allora ragazzi, questo era l'ultimo segreto di oggi. Come sempre vi invitiamo a lasciarci i like, perché se non lasciate i like siete delle brutte persone e vi strizzo la papera. Che detto così non è che sia molto. Comunque, se non lasciate i like vi strizzo la papera. E niente ragazzi, quindi ragazzi è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video. Noi ci becchiamo al prossimo, come sempre. Bene, ciao. Ciao. Che cazzo era quella cosa? Ciao.